Alla faccia, i passi avanti sono che continuano a sbarcare e continueranno a sbarcare ancora migliaia di altre persone. Quindi, posto che Renzi ha perfettamente ragione, il Mediterraneo a sud, della Sicilia è la frontiera d'Europa e qualcuno però si deve accorgere che le frontiere normalmente in giro per il mondo vengono difese e invece noi utilizziamo la Marina Militare per andare a, appunto, traghettare persone che vogliono cercare una fortuna, una miglior fortuna nella loro vita, cosa assolutamente legittima che nei secoli interi popoli hanno fatto, ma che oggi, nel 2015, siamo gli unici invece a continuare a perseguire come politica una politica che appunto produce il cara di Mineo, produce mafia capitale, che fate bene e la ringrazio per averla ricordata perché è sparito il tema di mafia capitale, oramai da qualche giorno, certo ci sono tanti altri argomenti, la Grecia su tutti è evidente, ma il tema di mafia capitale che vi ricorderete, insomma, ha tenuto banco per giorni e giorni, adesso è Sì, ma adesso ne completamente parliamo, sparito. non ti No, no, ma preoccupare, infatti è Morelli, ne merito parliamo. vostro e vi Posso ringrazio fare di una domanda? questo. Sì, Posso fare una domanda di Bonini. Cioè, la Marina Militare come andrebbe usata? Cioè, La Marina andrebbero Militare affondati i andrebbe usata, barconi? guardi, normalmente, no, questo lo E dice lei, quindi, no, 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 esattamente domanda. come tutte le altre marine Cioè? militari del mondo, cioè per difendere i confini, Ma cioè, semplicemente concretamente, si un evitano le barcone con partenze. 150 persone, diciamo, a 30 miglia dalla nostra costa, Guardi, incrocia è una evidente. corvetta, che succede? È evidente che se lei mi fa questa domanda è No, abbastanza pretestuosa perché le no, non è spiego. pretestuoso, è Una concreta. politica, una politica migratoria, una politica che chiaramente non ha la bacchetta magica, è evidente che quello che sta partendo in questo momento, la corvetta che lo incontra non può né girare la barca e riportarla immediatamente in Libia, perché partono da lì, perché non ci sono degli accordi internazionali. Dunque servono degli accordi internazionali, non esiste la bacchetta magica. Io ritengo che in tempi rapidi però Renzi, al posto che andare a chiedere che tutti gli altri accettino la politica che solo Renzi sta facendo dal punto di vista migratorio in tutta Europa, dovrebbe invece prendere qualche lezione dagli altri, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Grecia che è in crisi eppure non riceve nessuno, da Malta, da Cipro, da tutti quei paesi europei, lo ricordo, perché anche questi sono paesi europei, ma casualmente non hanno Mare Nostrum, non hanno Triton, non hanno 170.000 persone clandestine l'anno scorso, 200.000 e oltre quest'anno.